Video in questo What Did Dina Day, primo disclaimer iniziale. Cominciamo subito con la colazione, che è un cappuccino e un cornetto comprato al Todis dopo averlo cotto in friggitrice ad aria. Vi riparlo in un prossimo video. Per pranzo ho messo delle zucchine a cuocere perché ho intenzione di fare un'insalata. Infatti vedete fagioli e pomodori. Comincio subito a tagliare i pomodori dentro a una ciotola, in questo caso era un contenitore del gelato. Potete metterci la qualunque, dai Justel, dal prosciutto cotto, dal tonno, mais, olive, ceci, diciamo tutto quello che desiderate fare una bella insalata. A me mi andavano questi tre ingredienti: zucchine, pomodori e fagioli, borlotti. Mi piacciono più i cannellini che i borlotti, ma avevo i borlotti. Le ho condite con sale e olio, qui potete mettere qualsiasi spezia che preferite. Infine ci ho aggiunto le zucchine che si erano freddate. Un'insalata veloce, mentre si cuociono le verdure da cuocere, è facilissimo preparare, mettere insieme gli altri ingredienti. Ci potete mettere anche delle lenticchie se non vi piacciono i fagioli, diciamo un po' tutto insieme, sembra poco ma comunque sazia. Per merenda ho preso queste patatine da una confezione di 101, c'erano 6 pacchetti da 25, per mio nipote me ne sono presa uno. Nel frattempo stavo vedendo Delitti, Orme, sempre roba di delitti omicidiosi del genere. Per cena ho fatto queste pizze surgelate, questa qua è tonno e cipolle della Cameo. Molto buona, anche se avrei preferito che non ci fossero le cipolle perché non sono amante delle cipolle. Va cotta per 15 minuti a 2,50 o 2,30, non mi ricordo. E le pizze da margherita della Buidoni, che vanno cotte 7 minuti a 2,40, sempre ventilato. Comunque, dopo vedete voi sulla confezione cosa c'è scritto. Prima metto a cuocere quella con il tonno perché è quella che ci vuole un po' più di tempo. Non vi ho fatto vedere né che in forno la seconda né il piatto finale perché comunque non sono solo io che le mangio, ma ci sono anche altre persone, quindi un po' me l'ho dimenticata e un po' è andata così. Nel frattempo che ho messo a cuocere la pizza con il tonno, io ho messo Alexa per 7 minuti e nel frattempo che passavano questi 7 minuti ho levato la pellicola della margherita e ho messo, passati quei 7 minuti, le ho messe dentro. Davvero molto buone, ci sarà un video recensione su il secondo canale. Per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video che è lunedì. Ciao!